Covid, chiuso il giardino d'infanzia di Tirano, che ospita 180 bambini, 130 della scuola materna, 30 della sezione primavera, 20 all'asilo nido. Meglio un eccesso di prudenza, così il presidente della fondazione spiega il provvedimento. Essendosi rivelato un caso di positività all'interno della comunità delle suore, che abitano naturalmente separate ma all'interno della stessa scuola, e la suora che è risultata positiva naturalmente vive in comunità unitamente alla direttrice e alla coordinatrice, che quindi loro circolano nella scuola chiaramente, ho ritenuto in via prudenziale di sospendere le attività della scuola fino alla fine della prossima settimana, anche per vedere gli eventi e per capire se per caso sia la coordinatrice che la direttrice avessero dei sintomi anche loro da Covid, e poi eventualmente si prenderanno ulteriori provvedimenti. Per il momento, ripeto, è solo una cosa molto precauzionale che abbiamo fatto, perché volevo avere mettere in sicurezza prima di tutto i bambini, che sono la cosa più importante per la nostra scuola. Suore in quarantena, dunque, personale e bambini a casa. Che messaggio rivolge alle famiglie? Ecco, io rivolgo il messaggio alle famiglie, innanzitutto mi scuso per l'improvvisa presa di decisione, ma purtroppo quando io ho saputo nel pomeriggio di martedì il problema che c'era all'interno della comunità, dopo essermi confrontato anche con i miei consiglieri, abbiamo deciso che in via prudenziale dovevamo fare questa scelta qui. E quindi appunto chiedo scusa alle famiglie per la non tempestività, ma voglio rassicurarle che stiamo tenendo molto sotto controllo tutta la situazione, naturalmente sempre per garantire la sicurezza della scuola e la sicurezza per i bambini.